Così hai chiesto a Katarina di sposarti? Sì, io... È giusto, è la decisione migliore. Sì, certo. Laura? No, ti capisco, è tutto a posto. Davvero? Laura, ti ho amato così tanto che... ti amo ancora. Sì, lo so. Io non troverò mai più una donna uguale a te. E non amerò nessuna come ho amato te. Se Katarina non avesse avuto questo incidente, se non avesse cercato di suicidarsi... Non c'è bisogno, ho capito. Già. Queste ultime settimane sono state un vero incubo. Ero così combattuto. Adesso però ho fatto la mia scelta. Grazie. Sei una donna eccezionale. Me lo sentivo che sarebbe tornato da lei. Lo sapevo fin dall'inizio, dal giorno in cui è rimasta cieca a causa dell'incidente. Alexander, non amerò nessun altro come te. Pensavo che ce l'avremmo fatta. Ero convinta che insieme avremmo superato le difficoltà. Ma mi sbagliavo. Ehi, fratello, a che debbo l'onore? Hai fame? Poi non ti lamentare che ti teniamo all'oscuro. Io e Katarina ci sposiamo. Voi... scherzi? Quindi alla fine ti sei deciso, eh? Già. Beh, era ora. E cosa dicono papà e mamma? Saranno contenti? Niente, insomma, non lo sa nessuno. Tu sei il primo a cui l'ho detto. Oltre a Katarina, mi auguro. Le ho chiesto se mi voleva ancora. E ha risposto di sì? Tu che dici? Hai avuto fortuna. Puoi venderlo. Grazie. Alla vostra. Allora? Sei felice? Scusa. No, non c'è problema. Naturale. È ovvio che sono felice. E molto anche. Se devo essere sincero, non ho mai capito perché hai rotto il fidanzamento con Katarina. La verità è che... non me la sentivo, ecco. Probabilmente non ero ancora pronto per fare un passo del genere. Ci vuole coraggio. Allora, congratulazioni. Alla fine ha deciso di sposare Katarina. E sembra una scelta definitiva. No, non mi dire. Allora è proprio finita, eh? Non c'è speranza. Anch'io volevo che troncassimo. È stata una scelta, per così dire, condivisa. Devo mettere una fiala puzzolente alle nozze. Sì, ti prego. Perfetto. Cosa posso fare per te? Potresti provare a farlo sparire. Dal mio cuore e dalla mia testa. Ok. Girati. Per te questo ed altro. Che combini? Testa. Cuore. Un attimo. Non ti farà alcun male. Ah, va bene. Fuori! Se n'è andato? Sì. Bene, tutto passato. Com'è già quel detto? Meglio un dolore senza fine. Meglio una fine dolorosa che un dolore senza fine. Sì, quello.
No, non aveva senso. Non poteva durare questo continuo tira e molla. Almeno adesso la situazione si è chiarita una volta per tutte. E puoi metterti il cuore in pace. Ci sono molte altre cose belle nella tua vita. Non guardarmi così. Parlo del concorso gastronomico. Insomma, hai vinto, sei finita sul giornale. Straordinario. Io non sono mai stata sulla homepage del Fürstenhof. Non lo trovo straordinario. No, e non è finita qua. Mi riferisco alla tua promozione. Insomma, è fantastico. Adesso sei una professionista. Non sei più una semplice aiuto cuoca, è una bella vittoria. Il mostro della cucina, Robert Saalfeld, è stato sconfitto. È vero. E hai un'altra fortuna, ma devi indovinare. Senti, vorrei andare a casa. Per favore. La sottoscritta. Già. A tua disposizione sono o no la cosa migliore che ti sia capitata. Sì. Certo, oltre a tua nonna, tuo padre e... beh, anche oltre ad Alexander. Allora, non sono l'amica più preziosa e più gentile che uno possa sperare di avere. E come? Andiamo? Eh già. Sei un bel tipo. Sì, lo so. Ti voglio bene. Anch'io. Tanto. Numero 25. Eccola qua, prego. Grazie. Signora. Alphonse, sa se i miei sono a casa? Sì, dovrebbero essere su. Sua madre di sicuro è andata a riposare. Già, è stato un periodo un po' pesante per lei. Spero che il peggio sia passato. Beh, ad ogni modo ho un'ottima notizia. La tirerà su di morale. Me? Sì, anche lei, Alphonse. Riguarda una certa persona, scommetto. Sì, me lo si legge in faccia, eh? Malgrado ci sia voluto parecchio. Mi sono deciso e ora mi sento un altro. Quindi significa che lei è Caterina? Sì, intendiamo sposarci. Le nozze alla fine ci saranno. Congratulazioni, allora. Grazie, Alphonse. Non deve essere stata una decisione facile. Complimenti. Già. Beh, adesso bisogna festeggiare. La famiglia Saalfeld non riceverà nessuno per tutto il giorno, intesi? Un brindisi per la ristretta cerchia dei familiari, capisco. Esatto. Ci manda una bottiglia? Subito. Con lo spirito brinderò con voi. Grazie mille. 5 bicchieri? Perfetto. Che bello. Grazie per aver cucinato per me, come in bei tempi. Spero di essere un po' migliorata. Altro che? I tuoi ravioli in scatola erano spettacolari. Oh, la prossima volta ti becchi Krauti, sta attenta. Sembri nervosa, hai un impegno? No, neanche l'ombra. Andiamo. Hai appuntamento con qualche milionario, no, forse? Non è nulla di importante. Magari faccio una cioccolata calda, cosa ne dici? Insomma, non me la sento di lasciarti da sola, non mi va. Tania, se vuoi uscire non c'è problema. Sei sicura che non ti scoccia? Non voglio che sprechi una bella serata come questa con una lagnona. Senti, lagnona, ho una proposta. Che ne pensi di unirti all'Allegra Brigata? Insieme a Marie e... Zafer viene anche lui, mi tocca sopportarlo. Andiamo alla sagra di Bad Tools. Dai, coraggio. Altrimenti mi sento in colpa a mollarti qui. Vedrai, sopravviverò. No, sul serio. Resto volentieri a casa. Ho capito. In realtà vuoi liberarti di me, eh? Mi hai scoperta. Forza, fila via. Sì, me ne vado. Mi porto il cellulare. Chiama se hai bisogno. Lavo io i piatti. Mi raccomando, eh? Se adesso apro gli occhi sarai ancora qui. Perché non provi? Ho troppa paura. Mm.
Allora, auguri. A tutti e due. Grazie. Katarina, sono molto felice per te. Grazie. Mamma, non stai bene? Alexander, sono contento che tu alla fine abbia messo giudizio. Ti ringrazio per il complimento. Dov'è finito tuo fratello? Sì, dov'è Robert? Mi ha pregato di brindare con te e di darti un forte abbraccio. Non può venire, è impegnato in cucina. Ah, beh, mi auguro almeno che venga alle nozze. Posso solo confermare che preparerà il nostro pranzo. Ci raggiunge dopo o resterà chiuso tutta la sera in cucina? Beh, fino al dessert sicuramente. Ah, a proposito, la torta nuziale la preparerà Laura, d'accordo? Ma certo che siamo d'accordo. Laura la prima volta ha avuto delle idee a dir poco eccezionali. Speriamo che la seconda sia anche l'ultima. Non so se mi spiego. Senza alcun dubbio, Inge, hai la mia parola. Presto ci sposeremo. Hai detto presto? Quindi non avete intenzione di tirarla per le lunghe, giusto? Non ne abbiamo ancora parlato, ma per me prima è, meglio è. Darò incarico alla signora Frank e sarà lei a coordinare i vari preparativi per il matrimonio. Mentre noi, mia cara, controlleremo che non sia trascurato nessun dettaglio e che tutto sia perfetto, d'accordo? Anch'io darò una mano con i preparativi, visto che a quanto pare i tempi sono un po' stretti. In fondo nulla mi vieta di rimandare la mia partenza per il Sudafrica. Alexander? Giusto, Katarina, non hai ancora detto niente. Che altro posso dire? Sono contenta, ma... Che cosa c'è, tesoro? Io voglio che quel giorno sia speciale. Non mi va di restare seduta in un angolino ad aspettare che gli ospiti mi stringano la mano. Io voglio ballare. Ma amore, ti guiderò io. Sì, ma chi ha detto che voglio ballare solo con te? Guardate che anch'io modestamente sono un bravo ballerino. Non c'è nessuna fretta. Ci sposeremo quando sarò più sicura, d'accordo? Certo. D'accordo. Sono solo un po' stanca. È stato un periodo difficile. Insomma, un colpo dietro l'altro. L'ipoteca. Marie ha perso il bambino di Robert, l'incidente di Katarina. La paura che il tumore ricomparisse. Ma non è cancro. L'esito è stato negativo, ha detto Robert. È così, non è vero? Sì, certo. E se pensi che non sia contenta per il tuo matrimonio, ti sbagli di grosso. Quindi sei convinta che sia la scelta migliore? Questo solo tu lo puoi sapere. Ma se vuoi la mia opinione... Sì. Sì, ti prego. Mi interessa molto. Sei innamorato di Katarina? Vedi... Quando Katarina ha tentato il suicidio, improvvisamente ho capito, malgrado i problemi che abbiamo avuto, malgrado i dubbi che mi assillavano, che lei per me è immensamente importante. Non era questa, però, la domanda che ti ho fatto. Col tempo imparerò di nuovo ad amarla. Donna della mia vita. Hai sentito la mia mancanza? Sì, Katarina. Tu sei l'unica donna della mia vita. Io voglio riconquistare Alexander e per questo mi serve il suo aiuto. Poco fa ho di nuovo chiesto a Katarina di sposarsi.